Benvenuto al programma di oggi. Se fai esperienza di energie negative come l'aggressione e la rabbia, oppure la gelosia, hai diverse possibilità di trasformare queste energie a tuo favore. Una emozione diventa per te sgradevole il momento che tu ti opponi ad essa. Se senti salire in te una emozione, una energia, come l'aggressività, la rabbia o la collera, tu puoi trasformarla. Riconosci questa energia ed esprimi la tua riconoscenza per la sua esistenza. Questo lo puoi dire interiormente. Ringrazia ed accetta questa energia. Anche se il sentimento è negativo, ne hai il diritto. Entra completamente in questa energia, sperimentala intensamente, ma, e questo è l'aspetto più importante, prendi le distanze di fronte alle cause che hanno creato questa situazione. Distaccati dalla storia. Distaccati dalla storia di queste emozioni ed entra completamente nel sentire. Questa accettazione dell'energia, distaccandosi dalle cause, funziona immediatamente, istantaneamente. Potrai sperimentare con sorpresa che l'energia si trasforma in gioia ed in amore. Quando la storia viene di nuovo in primo piano nei tuoi pensieri, devi ripetere il processo. Bisogna esercitarsi, e non è sempre facile di distaccarsi dalla storia. Puoi farne la prova. È efficace e utile. Ricordati anche dell'esercizio del Tonglen, come lo abbiamo trattato nel CD8. Un'altra maniera per gestire le negatività è di ritirarsi e di entrare nel proprio spazio interiore, in meditazione. Continuerai a rognare ancora per un certo tempo, ma poi ti calmerai. I pensieri continueranno a venire, ma tu puoi lasciarli correre, senza dare loro la tua attenzione incondizionata. Come una trasmissione di radio dove non si ascolta con piena attenzione. Una buona musica ed un canto tranquillo possono anche esserti di aiuto per entrare nel tuo spazio interiore. Cantando la tua mente si calma. Ricordati di dare alla tua mente anche l'esercizio della ripetizione continua del mantra. Anche l'esercizio di mantenere la percezione del corpo ti permette di restare presente e cosciente e ti evita di essere inghiottito dalle tue storie. Se ti senti male, è soprattutto a causa del fatto che resti bloccato in uno stato di pensiero egocentrico. Per uscire da questo, apri il tuo punto di vista. Una maniera per aprirsi è di ricordarsi della gratitudine. Un'altra maniera di aprirsi. Un'altra maniera di aprirsi consiste nell'offrire tutte le nostre azioni quotidiane ad un principio superiore. Questo ci dà una più grande libertà di fronte alle azioni e tu ti senti subito meglio. Provalo. Potrai anche osservare che i risultati delle tue azioni avranno una qualità migliore. Potrai constatare che tu ti senti meglio e più libero. Ammettiamo che c'è un lavoro che non ami molto fare. La prossima volta che devi fare questo lavoro, offrilo
ad un principio superiore e lo stesso lavoro diverrà più leggero. Posso raccontarti qui una bella esperienza. Attraversavo la città di Lugano nella mia automobile e riflettevo. Come posso offrire? Che cosa posso offrire? Posso offrire tutte le azioni o soltanto alcune? Nel momento che rimuginavo questi pensieri, attraversavo una piccola galleria sotto la stazione di Lugano. All'uscita della galleria ho visto dall'altra parte della strada un grande manifesto con la frase «Take it easy». Così ho ricevuto la prima parte della risposta alla mia domanda. Ho continuato il mio viaggio per visitare un istituto per handicappati mentali in città. Quando sono entrato in questo istituto, sono stato salutato calorosamente, a gran voce, da parte di un giovane uomo che era cieco, spastico ed handicappato mentale. Si teneva aggrappato al radiatore del muro. Quando ha sentito la mia voce, mi ha chiamato con grande gioia e mi ha detto: «Ti ho dedicato 7 canzoni». Io l'ho ringraziato, ma ero meravigliato e mi domandavo come avesse fatto. Pensavo: «Forse ha telefonato alla radio per offrirmi una canzone?». Ma poi mi sono detto: «Come ha fatto a telefonare che è cieco? E come ha fatto a dedicare 7 canzoni?». Ringraziandolo per la sua gentilezza, gli ho chiesto: «Ma come hai fatto ad offrirmi 7 canzoni? E lui mi ha risposto: «Semplicemente, quando sentivo una bella canzone, la dedicavo a te». Così ho ricevuto la seconda parte della risposta alla mia domanda da parte di un giovane uomo che era cieco, spastico ed handicappato mentale. Quale grandezza spirituale! Quello che io ti auguro di tutto cuore è che tu possa riconoscere la bellezza, la grandezza e la forza della tua natura interiore. Ti auguro che tu possa mettere in accordo il tuo sentire, pensare ed agire con la tua bontà fondamentale. Ti auguro che tu possa avere una totale fiducia nella tua bontà fondamentale. Ti auguro molto amore e che tu possa imparare ad inebriarti del tuo stesso essere. Ti auguro che tu possa essere felice senza alcuna ragione. Cantiamo ora il mantra Om Namah Shivaya. Finito il canto, meditiamo insieme. Durante la meditazione mantieni la tua attenzione vasta ed aperta e rimani in uno stato di silenziosa vigilanza alla presenza di Dio.
See?